Innanzitutto, che cos'è il distretto agroalimentare? Qualtellina che gusto, ci presentiamo così, è l'unione dei consorzi di tutela della provincia di Sondrio, che rappresentano i principali prodotti DOP e IGP in provincia. Sicuramente il prodotto più conosciuto è la bresaola della Valtellina, che è sicuramente quello più noto, è un IGP. Poi abbiamo i due formaggi DOP, il Bitto e il Valtellina Casera, le mele di Valtellina che sono IGP, i pizzoccheri di Valtellina che sono IGP e i vini di Valtellina che sono DOP, DOCG, IGT, utilizzando invece la normativa europea DOP e IGP. Dopo, a questi si aggiungono la collaborazione stretta e la promozione comunque integrata di anche altri prodotti che non fanno parte strettamente del paniere dei consorzi di tutela, ma che comunque fanno parte della nostra realtà. Mi viene in mente il miele, mi viene in mente la biscena, il pane di segale, che sono prodotti tradizionali agroalimentari, marchi collettivi geografici riconosciuti dalla Camera di Commercio, per cui c'è sicuramente un'integrazione a tutto tondo con le produzioni. Ma quando è nato il distretto agroalimentare? Nasce come multiconsorzio Valtellina C'è più gusto il 22 dicembre del 2007. I soci erano i soli consorzi di tutela, oltre al Comitato dei Pizzoccheri e il Consorzio di Tutela Miele di Valtellina. Con Regione Lombardia nel 2010, il 18 ottobre, riconosce il multiconsorzio Valtellina C'è più gusto quale distretto agroalimentare di qualità. Con questo riconoscimento, per un periodo si farà la scelta di includere diversi soci privati. Anche se negli ultimi anni è stata rivista questa posizione ed è stato ridotto di nuovamente ai soli consorzi di tutela. Ma quanto vale la produzione DOP IGP in Valtellina? Solo la produzione si parla di circa 300-310 milioni di euro l'anno. Il grosso lo fa, come ho già accennato, la Bresaola con oltre 230 milioni di fatturato, e il resto viene dagli altri prodotti. Ma nello specifico, ad esempio, i vini che rappresentano sicuramente una delle parti più impattanti sul territorio. Pensiamo ai muretti a secco, 2500 km di muretti a secco, riconosciuti, la cui arte di costruzione è riconosciuta quale patrimonio mondiale dell'UNESCO come bene immateriale. Produciamo circa 17.000 ettolitri di vino, sono circa 3.200.000 bottiglie all'anno. La provincia di Sondrio è tra le prime quattro lombarde per produzione. Naturalmente dietro a Pavia, che è la provincia lombarda più importante, 13.000 ettari su 22.000 sono solo nella zona di Pavia. Brescia, pensate a tutta la zona della Franciacorta, tutta la zona del Lago, Lugana, Mantova con il Rossi e il Lambrusco Mantovano, e poi c'era sicuramente la Valtellina. Questo ci fa capire che comunque abbiamo una produzione importante all'interno della nostra provincia. Le denominazioni che, come vedete, ho voluto indicare con la DOP e l'IGP sono due DOCG, diciamo, tuttora credo non ho trovato modifiche, l'unica provincia in Italia che ha due denominazioni che coincidono, DOCG che coincidono per territorio e per vitigno. Sempre il Nebbiolo, lo sforzato di Valtellina ottenuto tramite l'appassimento di uve, il Valtellina superiore con le cinque sottozone. È una delle cose che mi chiedono spesso, ma non è il Sassella. Ok, il Sassella è una delle cinque denominazioni sottozone in cui si compone la Valtellina. Valtellina superiore però è la denominazione corretta. Poi c'è il Rosso di Valtellina che è la DOC e le Alpi Retiche che è l'IGT. Alpi Retiche, qualcuno mi dirà, ma io ricordavo Terrazze Retiche di Sondrio, è cambiato l'anno scorso la denominazione. È cambiata l'anno scorso la denominazione. Il Bitto DOP e il Valtellina Casera DOP sono i due formaggi a denominazione di origine. 71.000 tonnellate di latte, 98% di origine bovina, sono circa 180.000 forme di Valtellina casera
27.000 forme di bitto. Nella realtà, questo è un dato di produzione totale. Le forme di Valtellina casera sono aumentate, ormai sono circa 240.000 le forme marchiate a fuoco, le forme di bitto, questa è la produzione totale, ma in realtà la produzione reale di bitto quest'anno marchiato si attesta attorno alle 17.000 forme. Anche se in questo caso devo dire che c'è una stabilizzazione di produzione. In questi giorni, preparandomi per questo incontro, ho trovato una ricerca che era stata realizzata nel 96 e parlava di 1.100 quintali di bitto prodotto in un anno. Attualmente siamo attorno ai 2.400 quintali, per cui abbiamo avuto un raddoppiamento. Questo è dato da uno sviluppo sull'intera area della provincia di Sondrio, la produzione di questo formaggio d'alpeggio. Due, da una serie di variazioni. È comunque una produzione stabile, si è abbastanza stabilizzata, e anche per una scelta del consorzio a tutela del marchio e a tutela del livello produttivo di mantenere un livello di produzione che non superasse certi valori produttivi. Questa è un po' la ragione. Mediamente ho fatto stamattina una riprova nelle ultime 10 anni e la media è tra le 18 e le 19.000 forme prodotte, tanto per essere precisi. Anche in questo caso il bitto viene prodotto solo in alpeggio, anche qui c'è una variazione, ad esempio effettivamente gli alpeggi che producono bitto sono stabili e sono circa 55 in tutta la provincia. Ricordo che gli alpeggi che hanno bollo CE, per cui che possono produrre formaggio a denominazione, sono circa un centinaio. Nella realtà attualmente sono 55 quelli ancora che vengono utilizzati, in cui avviene la transumanza in estate. Oh, la Bresaola della Valtellina IGP è uno dei prodotti con l'IGP più un po', se volete, contestato, ma nella realtà è un prodotto molto particolare. Storicamente è ben calibrato e ben inserito all'interno della provincia di Sondrio. Uno degli aspetti, se volete, ricorrenti è l'origine della carne, che come ben sapete è interamente esterna alla provincia di Sondrio. Per ovvie ragioni, produciamo 13.400 tonnellate di Bresaola della Valtellina IGP, con un valore di circa 234 milioni. Uno dei valori aggiunti però dell'IGP, della DOP, è che questi prodotti la produzione di questi prodotti avviene all'interno di un'area specifica, per cui chiunque voglia produrre la Bresaola della Valtellina la deve produrre in Valtellina. Questo sicuramente è un valore molto particolare. Siamo terza provincia in Italia per impatto economico territoriale, la nona sull'agroalimentare in generale, decima, l'ultimo dato Qualivita era decima. Per cui diciamo che sicuramente l'agroalimentare in Valtellina ha un peso notevole, e questo ce lo ricordano anche il fatto che oltre al turismo, di cui il turismo enogastronomico ha sempre maggiore rilievo, noi abbiamo anche una serie di aziende produttrici di un comparto, tra cui quello lattiero caseario, che è sicuramente uno dei più importanti, o la Bresaola sotto l'aspetto agroalimentare, di forte impatto. Non da meno però è quello delle mele, con oltre 1.000 ettari. Chi percorre la Valtellina non può non notare, lungo tutto il versante retico, tra soprattutto la zona di Sondrio, la zona di Tirano, questo è oltre fino a marzo, la forte produzione di mele. Le mele IGP sono di tre tipi: le Golden Delicious, le Red Delicious e le Gala. Ciò vuol dire che queste sono le mele che a denominazione di origine. Poi naturalmente ci sono mele di altro genere, vengono a mente le Fuji, le Morgenduft, insomma ci sono diverse produzioni che non hanno l'IGP, ma che comunque avvengono sul territorio.
mi sono fatto dare il dato dell'anno scorso che mi dicono che sono stati prodotti 105.000 quintali di mele IGP, per intenderci, legale a 15.000, 30.000 di Golden e oltre 60.000 di Red Delicious. Questo è un po' il dato generale. Sono circa 300 le aziende agricole socie. Anche se poi ricordo che il principale produttore con oltre la metà della produzione avviene tramite la cooperativa Melavì. I pizzoccheri della Valtellina, che sono un altro valore importante, è la nuova IGP 2016, il riconoscimento 2018, nascita del consorzio che è stato incaricato dall'anno scorso dal Ministero per i controlli. Qui c'è una particolarità: nella realtà i pizzoccheri della Valtellina sono riconosciuti per le tagliatelle di grano saraceno e non per la ricetta, per cui se qualcuno trovasse dei pizzoccheri della Valtellina IGP con del pesce, nella realtà è corretto, anche se in provincia di Sondrio vengono sempre fatti nella ricetta tradizionale e ormai è diventata prassi indicare pizzoccheri con ricetta tradizionale. Il 90% dei pizzoccheri prodotto da 6 aziende dislocate sul territorio, attualmente sono 5 i soci del consorzio, e può essere o fresco o secco, principalmente il secco naturalmente, può essere o in tagliatello oppure in gnocchetto. Questo segue né più né meno la storicità di questo prodotto. 2,6 milioni di euro nel 2018, il valore di produzione dei pizzoccheri nel 19 mi hanno detto che è aumentato, però non ho il dato, oggi non sono riuscito a trovarlo, scusatemi, ma ho avuto un po' di imprevisti. Il riconoscimento come distretto agroalimentare di qualità è integrato dal decreto legislativo 228 del 2001, che definisce i distretti agricoli e agroalimentari come distretti del cibo. La legge regionale è quella del 2 febbraio 2007, c'è la delibera di giunta regionale del 2009, che è la stessa di cui vi ho parlato prima, e dopodiché ci sono gli accreditamenti dei distretti agricoli con un decreto di Regione Lombardia del 2019, che ha trasformato tutti i distretti agroalimentari in distretti del cibo, come previsto dalla normativa del Ministero. Ma qual è l'obiettivo dei distretti del cibo? Fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori, favorire lo sviluppo territoriale, la coesione, l'inclusione sociale, la sicurezza alimentare e la diminuzione dell'impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare. Queste sono le indicazioni che indica il MIPAAF all'interno del proprio sito, e diciamo che su tutta la parte di sviluppo territoriale, coesione, inclusione sociale sicuramente noi stiamo lavorando. Poi ci sono degli aspetti interessanti proprio sulla sicurezza alimentare e l'impatto ambientale, che sono in fase di valutazione e sviluppo dai singoli consorzi di tutela, il benessere animale per esempio. I distretti accreditati in Italia attualmente sono 96, di questi 17 sono in Lombardia, 3 quelli di qualità, uno inoltre può Pavese, e sui vini tra l'altro, e uno in Valtellina, oltre a Pavese, e l'altro è nella zona di Mantova. Diciamo che questi sono i 3 distretti di qualità che si trovano in Lombardia, per cui sicuramente un valore particolare che in Valtellina comunque ci sia questo elemento. Qual è il futuro del distretto? Il coordinamento delle attività con i consorzi, condividiamo con quasi tutti i consorzi la sede, i rapporti con le istituzioni, i grandi eventi, primo tra tutti in questo periodo sicuramente le Olimpiadi, e poi un lavoro sinergico per rappresentare i prodotti in maniera coesa. Un'altra delle grosse attività che noi facciamo è
è quello di collaborare con le scuole alberghiere, le scuole di agrario per valorizzare queste denominazioni e comprenderne appieno il loro significato.